Benvenuti quindi a questa nuova puntata di Edit Social Network Academy, il centro di formazione permanente del circuito Edit Social Network, che permette di seguire in streaming e on demand webinar, corsi di formazione, guide, approfondimenti tecnici e rubriche 365 giorni all'anno H24. L'ospite di oggi è il nostro partner Energia Eco. Colgo l'occasione nuovamente per salutare e dare il benvenuto al signor Franco Buzzetti, direttore commerciale di Energia Eco. Energia Eco distribuisce accessori per impianti solari termici e fotovoltaici ad alto rendimento. Il punto di forza dell'azienda riguarda la selezione e la produzione attraverso specifiche ricerche dei migliori prodotti esistenti sul mercato ed un continuo aggiornamento per quanto concerne l'innovazione del settore e le normative legislative applicabili. Nella puntata di oggi parleremo di come proteggere i pannelli solari termici dai surriscaldamenti estivi, faremo una panoramica a 360 gradi sui campi di impiego della protezione per pannelli solari per eliminare i surriscaldamenti dei pannelli solari termici e i notevoli vantaggi correlati. Lascio quindi la parola al signor Franco Buzzetti e ricordo che potrete porre le vostre domande e richieste durante tutto il corso dell'evento, alle quali risponderemo a fine intervento. Prima però vorrei mostrarvi il primo spot in onda su tutti i nostri canali e sulle più importanti testate giornalistiche nazionali sulla prossima edizione di Edil Social Expo, l'esposizione internazionale di architettura, design ed edilizia, organizzata da Edil Social Network a Fiera Roma dal 22 al 24 settembre 2022 e a cui ovviamente invitiamo tutti voi utenti che quotidianamente ci seguite da anni. Guardiamo insieme appunto questo spot. Bene, lascio quindi la parola al signor Franco Buzzetti e buona visione. Sì, buongiorno a tutti, mi presento, sono Franco Buzzetti, sono responsabile commerciale di Energia Eco, marchio che è nato nel 2014 ricercando componenti per quella che era un mercato, diciamo, in fase di crescita e di inizio delle energie rinnovabili. E Energia Eco nel corso degli anni si è un po' dimensionata e adattata a quello che è il mercato italiano delle energie rinnovabili, andando inizialmente a creare impianti sia solari termici che solari fotovoltaici.
Poi nell'evoluzione dell'azienda c'è stato uno sviluppo di componenti atte a risolvere problematiche relative agli impianti solari, andando diciamo, a creare un'esperienza sugli impianti, ovviamente installandoli e vendendoli, e trovando poi feedback da parte dei clienti, ci siamo trovati a rispondere a diverse problematiche e a risolverle. Una di queste problematiche, la più grande, quella che comporta il maggior numero di problematiche nel solare termico, è proprio il surriscaldamento, cioè l'eccesso di produzione degli impianti solari termici. Gli impianti solari termici sono studiati ovviamente per creare energia attraverso fonti rinnovabili. Il solare termico in particolare è un'ottima fonte di energia, ma ha un limite che è quello di non avere la possibilità di interrompere la produzione dell'energia, perché l'energia viene dal sole. Il sistema è un sistema che trasferisce questa energia a un liquido vettore che va a scaldare il nostro, diciamo, chiamiamolo in maniera grezza, il nostro boiler all'interno dell'abitazione, e non esiste una maniera per fermare questa temperatura, a differenza degli impianti fotovoltaici che non hanno problemi se continuamente esposti ai raggi solari. Abbiamo la possibilità di avere, grazie alla rete elettrica nazionale, un accumulo immenso e comunque la possibilità di scaricare queste energie in rete. Invece, per quanto riguarda il solare termico, abbiamo un limite, che è quello della capacità del nostro impianto di assorbire questa energia. Quindi, trovandoci in diverse situazioni con questo tipo di problematica, negli anni ci siamo un po' ingegnati nel trovare una soluzione a questa problematica, e abbiamo cercato di farlo nella migliore maniera, con un prodotto di qualità, perché ci sono differenti soluzioni esistenti sul mercato, però noi abbiamo cercato di farlo con qualità e con il massimo di quello che si può definire comfort, quindi automazione e semplicità per l'utente finale. Io farei vedere una nostra presentazione per andare a spiegare meglio tutto questo processo, e vi condivido la nostra presentazione del prodotto protezione per pannelli solari. La nostra protezione per pannelli solari nasce, come dicevo prima, dall'esigenza di risolvere il problema della stagnazione, che tecnicamente viene chiamata così, è il problema di surriscaldamento dell'impianto solare. Quindi nel pianto solare termico è un problema ricorrente, come dice questa slide, è il fenomeno della stagnazione. Il fenomeno può essere originato da diverse cause: un basso consumo di acqua calda sanitaria, ad esempio ho un impianto solare installato, dimensionato in maniera corretta, ma poi ovviamente l'abitazione non ha un consumo costante durante tutti i mesi dell'anno. Posso andare in vacanza e avere un mese di consumo a livelli bassissimi e quindi ho un surplus di energia. Ovviamente le vacanze coincidono sempre col periodo più caldo dell'anno, che è l'estate, dove c'è sovrapproduzione. Oppure un impianto che è stato dimensionato in maniera eccessiva, quindi in maniera troppo l'area assorbente è stata sovradimensionata per quella che è l'esigenza del cliente finale. Spesso e volentieri esistono promozioni commerciali o varie motivazioni per cui nella creazione dell'impianto, nella progettazione dell'impianto, si tende a sovradimensionare l'impianto, perché giustamente si cerca di dare un vantaggio all'utente finale, quindi avere tanta energia e avere un grande risparmio. Il problema è che con il solare termico questa ricerca poi si tramuta in una problematica: non si dà un risparmio al cliente, ma si crea un costo, un maggior costo, perché spesso e volentieri questo sovradimensionamento crea dei problemi. Un'altra problematica può essere l'arresto della pompa di circolazione solare, che può essere dovuta a blackout o mancanza della tensione sulla rete. Tutte queste cause praticamente fanno sì che il liquido vettore, cioè il liquido che viene scaldato dai pannelli per poi trasferire calore al boiler, non circoli, e quindi ci sia un surriscaldamento dell'impianto. Questo fa sì che sì, si possano creare delle perdite nell'impianto, perché la pressione dell'impianto sale a livelli molto alti e quindi ci possono essere delle perdite. Il liquido vettore, che è solitamente acqua e glicole nella maggior parte degli impianti,
ha la caratteristica di diventare acido, quindi il glicole con le alte temperature diventa acido, quindi corrode poi l'impianto nel tempo. Perché tutte queste problematiche che si generano non sono poi così esplicite e così facili da individuare, quindi molte volte l'utente finale neanche si accorge di queste problematiche. Sa solo che vede magari del liquido che sta uscendo nel locale caldaia, si è accorto che ogni tanto suona qualcosa nella centralina, ma lui non sa bene quello che sta succedendo. E all'interno dell'impianto magari si crea una sovrappressione che inizia a rovinare dei raccordi. Si crea questo liquido che diventa acido e corrode l'impianto all'interno. E in alcuni impianti addirittura si creano delle particelle all'interno del glicole che fanno sì che l'impianto solare possa essere compromesso, perché in alcuni pannelli, dove i condotti sono molto piccoli, addirittura i pannelli vengono compromessi perché si otturano questi tubi molto piccoli e non possono essere poi più diciamo svuotati e puliti. Quindi rimane proprio un danneggiamento completo del pannello solare. Quindi proprio nella peggiore delle ipotesi succede questo, si danneggia completamente. Quindi tutti questi fenomeni cosa portano? Soluzioni precarie, quindi teli sul tetto, pannelli di plexiglass, ne abbiamo viste di tutti i colori, utenti che devono andare sul tetto della casa a coprire i pannelli, impianti che devono essere ricaricati frequentemente perché le valvole di sfogo continuano a buttare fuori liquido e quindi l'utente deve chiamare l'idraulico per far ricaricare il liquido vettore, il liquido diciamo acqua e glicole classico che c'è all'interno degli impianti solari. Tenute, come dicevo prima, come si possono vedere in questi casi, che perdono, quindi perdite perché le guarnizioni si bruciano. Teniamo in considerazione che un pannello in stagnazione arriva a più di 200 gradi. Quindi questa temperatura fa sì che, uno, si raggiunga delle pressioni altissime e, due, arrivo ad avere sulle tenute una situazione di stress molto alta e le guarnizioni che sono all'interno spesso e volentieri si lasciano andare. E quindi creo delle perdite. Quindi intervento del installatore che mi deve sistemare queste tenute, insomma tutta questa componente di problematiche che si generano dal surriscaldamento generano dei costi per l'utente finale. Tendo sempre a specificare queste problematiche perché molte volte mi viene detto: ma è un costo, il vostro prodotto è un costo anche abbastanza importante. Sì, ma un impianto solare sovradimensionato o comunque con problemi di surriscaldamento ha dei costi per mantenere in efficienza molto alti, sia di ricarica del glicole frequentemente, che di copertura manuale, che di controllo di tutte le tenute che spesso e volentieri continuano a dare perdite. Quindi si creano delle necessità, come dicevamo prima, necessità di oscurare i pannelli precariamente, danneggiamenti del circuito solare, fuoriuscite di liquido vettore, necessità di intervenire da parte di tecnici per sostituzione del ripristino del liquido vettore e, nei peggiori casi, la necessità di sostituzione dei pannelli solari per malfunzionamenti. Questo punto può essere visto da parte dei più scettici come un punto, diciamo, creato un po' in maniera pubblicitaria. Nel senso, mettere e dire che un surriscaldamento possa danneggiare completamente un pannello può risultare quasi eccessivo. Per mia esperienza, per quello che ho potuto vedere io negli anni sugli impianti solari, sostanzialmente non è così assurdo. Nei pannelli più piccoli, chiamati CPC, cioè scusi, nei pannelli più piccoli, nei pannelli con circuiti più piccoli, di dimensioni piccole, che si chiamano CPC, che sono pannelli a tubi sottovuoto, dove praticamente nella parte superiore abbiamo un condotto da circa 22 mm, quindi un tubo di rame da 22 mm, e questo tubo si va a dividere in tubi di dimensione molto più piccola, di circa, con un passaggio interno di circa 4-5 mm, che scendono in ogni tubo solare. Questi pannelli, avendo condotti così piccoli, nel momento in cui il glicole si deteriora e crea dei gel, delle parti solide all'interno, una volta che questo glicole deteriorato circola, ottura questi tubi che sono talmente piccoli che non si riesce più a liberarli. Perché non si riesce a liberarli? Perché il condotto superiore è da 22 mm, quindi è un tubo orizzontale da 22 mm. E come fosse un radiatore, da questo tubo partono tutti questi tubi piccoli. Se io metto in pressione il tubo grande, sostanzialmente, la pressione scarica e libera il tubo da 22 mm e non questi tubi piccoli. Quindi io avrò circolazione dell'impianto. Quindi il liquido che circola, ma circola solo nella parte superiore del pannello, non scende più nei tubi sottovuoto e porta a zero praticamente la circolazione e zero l'efficienza del pannello. Mi è capitato di vedere impianti
dove è stato necessario sostituire completamente i pannelli solari, generando un costo nettamente più alto di quello che è l'acquisto di una copertura per pannelli solari. La nostra soluzione, quello che Energia Eco negli anni ha studiato e sviluppato, è un avvolgibile automatica motorizzata che si adatta a ogni tipo di pannello solare. Questa avvolgibile da un lato può sembrare un prodotto semplice, ed è così, è un prodotto semplice. Dall'altro lato tutte le caratteristiche tecniche che riguardano questo prodotto sono molto ricercate per adattarsi per primo punto a ogni tipo di pannello e lavorare in condizioni ottimali a qualunque tipo di inclinazione e fino a dimensioni molto grandi, fino a 2,5 metri per 2,5 metri di luce, cioè di ampiezza di spazio da proteggere, che per una avvolgibile con stecche in alluminio coibentata, quindi rigide, sono dimensioni importanti. Negli anni abbiamo sviluppato un sistema di trascinamento che permette la salita e la discesa dell'avvolgibile a qualunque tipo di inclinazione, senza problematiche. Può lavorare in piano, può lavorare in salita, può lavorare in discesa, può lavorare in verticale, in orizzontale, in qualunque tipo. C'è un sistema di cinghie con queste molle all'interno, con cavo d'acciaio, che trascinano, tirano in salita e spingono in discesa l'avvolgibile in ogni tipo di situazione. Poi praticamente l'avvolgibile è stata sviluppata con all'interno delle guide del materiale antirumore per far sì che col vento non ci siano flessioni, non ci sia rumore creato dall'avvolgibile. Poi per quanto riguarda l'avvolgibile viene studiata con un sistema, cioè è stato studiato un sistema che è al minimo invasivo nei confronti del pannello, cioè vuol dire che sulla maggior parte dei modelli di pannello solare non crea nessun tipo di foro, non è necessario nessun tipo di foro sul pannello, nessun tipo di danneggiamento al pannello per installare la nostra avvolgibile. Cioè il sistema installa le avvolgibili praticamente, cioè i nostri tecnici installano le avvolgibili attraverso dei sistemi a pressione che non deteriorano in nessun modo il pannello solare per non andare a avere problematiche di garanzia. Quindi non andiamo a rovinare qualunque tipo di pannello solare. La protezione automatica per pannelli solari è un accessorio altamente tecnologico dedicato a impianti solari termici da noi studiato e sviluppato, come dicevo prima. Lo scopo di questo prodotto è creare numerosi importanti vantaggi relativi alla resa dell'impianto. Qui praticamente cerco di spiegare la parte più che altro di gestione e di funzionamento della copertura per pannelli solari. Questo sistema ovviamente per essere efficiente alla base del suo funzionamento l'utilizzo di una centralina di gestione elettronica che è sostanzialmente fondamentale per rendere efficiente l'impianto solare. Quindi sì, l'avvolgibile, sì la sua tecnologia, sì le sue specifiche molto importanti per la durata nel tempo e la copertura dei pannelli, ma poi l'abbinamento di una centralina con una gestione intelligente è la parte cruciale che fa sì che il prodotto aumenti il comfort dell'abitazione e risponda alle richieste dell'utente finale, cioè non avere più il pensiero del solare termico che mi crea problemi, ma avere un sistema del quale mi posso dimenticare, completamente automatico, completamente motorizzato, completamente autogestito dalla centralina. Il suo scopo è proteggere il collettore solare dal suo riscaldamento. Per svolgere correttamente questa funzione, l'azionamento della stessa viene gestito con una centralina, la centralina EcoCNT, che comanda l'apertura e la chiusura in base alle temperature rilevate da una sonda posizionata nell'accumulo. Quindi noi posizioniamo una sonda nell'accumulo solare, che sia per acqua sanitaria, che sia per riscaldamento, che sia per entrambe, che sia anche un sistema a circolazione naturale, quindi col boiler esterno sulla falda. In ogni tipo di situazione noi attraverso l'utilizzo di questa sonda di temperatura rileviamo la temperatura dell'accumulo. Come molti pensano non è necessario rilevare la temperatura del pannello. Molti clienti ci contattano e mi dicono: no, ma io metto la sonda sul pannello, quando il pannello si scalda lo faccio abbassare, perché individuano il problema di surriscaldamento del pannello, ma in realtà per avere una gestione corretta, la lettura della temperatura deve essere sempre nell'accumulo.
In questo caso si vede proprio il grafico, evidenzia come funziona la nostra centralina. In pratica, quando il livello della temperatura supera il set point desiderato, la volgibile viene attivata. Viene attivata, ciò vuol dire oscura i pannelli. Una volta impostata questa temperatura, la temperatura di chiusura, si imposta il delta di riapertura, cioè la discesa di temperatura che è necessaria. Solitamente noi consideriamo un 40 gradi di discesa di temperatura. Quindi attendiamo che i pannelli si raffreddino, a sua volta il boiler si andrà a raffreddare perché c'è un consumo di acqua sanitaria all'interno dell'abitazione, di riscaldamento, c'è comunque una dispersione termica, quindi con un lungo periodo questo accumulo si abbassa di temperatura. Quando il boiler si è abbassato di temperatura al livello desiderato, cioè ai 40 gradi, la centralina dà il comando di riapertura. Questo fa sì che l'impianto sostanzialmente funzioni solo quando è necessario. Quindi abbiamo ottenuto un impianto solare termico che dà energia solo nel momento che è necessario, senza dare più energia di quella sostanzialmente necessaria all'impianto solare. Al 90%, facciamo 80% delle nostre vendite, c'è sempre la soluzione di un problema, cioè un impianto solare che crea problemi. Però vediamo una crescita negli ultimi anni di clienti che si avvicinano alla protezione solare, spinti da informazioni trovate sul web nel momento dell'installazione del nuovo impianto. Quindi consapevoli che il solare termico ha delle problematiche e crea delle problematiche di surriscaldamento, installano già la copertura su nuovi impianti. E questo è insomma quello che abbiamo sempre voluto e quello che, per il quale noi lavoriamo. Cioè portare a fare sì che la copertura per pannelli solari sia un componente che faccia parte dell'impianto solare nel momento della nascita dell'impianto. Perché una volta considerato l'utilizzo della nostra copertura, è possibile dimensionare l'impianto con un accumulo di capacità superiore e inferiore, ottenendo una maggior resa dell'impianto. Quindi riduco le dimensioni dell'accumulo, quindi del boiler, spendendo meno soldi e avendo un impianto più efficiente, perché un boiler più piccolo è anche più facile da riscaldare, quindi mi permette di ottenere temperature di esercizio più alte, che fanno molto comodo nelle situazioni dove c'è un'integrazione a riscaldamento, che anche con impianti a caloriferi. E ho più semplicità di installazione e mi risparmio le problematiche poi dovute al surriscaldamento, quindi posso mettere anche qualche pannello in più. Quindi quello che risparmio dal boiler lo posso spendere in pannelli, avendo un impianto più efficiente che mi dà una maggior resa, quindi un maggior risparmio finale in termini di risparmio energetico. Ovviamente, oltre alla protezione del pannello dai surriscaldamenti, come dicevo prima, noi abbiamo puntato alla qualità, abbiamo fatto un prodotto in alluminio coibentato, resistente alla grandine, resistente agli urti, completamente verniciato a polvere, è un prodotto duraturo che può stare all'esterno per diversi anni, che è molto resistente anche agli urti. Quindi negli ultimi anni si è visto un incremento notevole nella stagione primaverile dei fenomeni di grandine, eventi molto, molto particolari. Sta cambiando il clima, lo sappiamo, anche da noi in Italia si stanno vedendo degli eventi molto particolari e avere la possibilità di proteggere il pannello solare dalla grandine è sicuramente un accessorio importante in questo momento da avere sul proprio impianto. Quindi anche questo è una cosa importante. Ovviamente la nostra copertura non ha la possibilità di essere azionata automaticamente rilevando la grandine, perché non ci sono sensori che possono rilevare la grandine. C'è la possibilità manualmente, l'utente manualmente può o attraverso remoto o attraverso un tasto manuale che è presente sulla centralina attivare la volgibile e chiuderla per proteggere il pannello. Vedo che sta arrivando il temporale, chiudo e preservo il mio pannello da possibili grandinate. E questo ci ha portato, diciamo, diversi clienti ci hanno dato un feedback positivo sulla resistenza alla grandine. Ovviamente non sono indistruttibili, si segnano, però non si distrugge come in questo modo il vetro. Si rimangono magari bollinate, ma ho preservato il pannello solare da una rottura, che è un bel problema anche in termini di costo di sostituzione del pannello e quant'altro, non è una cosa semplice. Ovviamente questo prodotto, come dicevo prima, rivoluziona i classici calcoli di dimensionamento effettuati per la progettazione di impianti solari. Difatti non si dovrà più dimensionare un impianto in base al limite massimo di produzione, ma si andrà a progettarlo in base al reale fabbisogno termico
Questo cosa vuol dire? Se io prima avevo una casa da 500 metri quadrati e avevo, con due persone all'interno, dovevo trovare il giusto equilibrio tra il dimensionamento dell'impianto e il consumo. Perché sì, nella stagione invernale avevo un alto consumo di un altro fabbisogno per l'energia da riscaldamento, però nella stagione estiva avevo poi il problema di avere un impianto sovradimensionato perché avevo solo due persone. Quindi sostanzialmente il consumo d'acqua sanitaria era minimo, era un centinaio di litri al giorno di acqua calda proprio basso. Quindi dovevo trovare un giusto equilibrio e fare un impianto mediocre. In questo caso, con la nostra protezione, possiamo dar fuoco all'energia, quindi possiamo creare un impianto dimensionato in maniera corretta per scoprire il fabbisogno di energia per il riscaldamento, senza avere poi le problematiche estive di sovrapproduzione e quindi di aumentare in maniera importante l'efficienza dell'impianto, perché in questo modo ho veramente una copertura energetica data dal solare termico. Se no mi troverei a avere una bella villa da 500 metri quadrati con un impiantino, con due pannellini buttati lì per fare 200 litri di acqua calda sanitaria, perché sostanzialmente se no d'estate mi troverei in grandi problemi, al posto di avere magari 10 pannelli che possono darmi un grande beneficio invernale sull'integrazione al riscaldamento. Questo è un pochino uno schema di funzionamento. Non mi sono soffermato su quelle che sono le possibili soluzioni alternative che vengono offerte sul mercato, perché non lo ritengo importante. Attualmente se ne sentono di tutti i colori, dai progettisti agli idraulici ne propongono di tutti i tipi. Ho sentito parlare di radiatori, ho sentito parlare i più semplici, parlano di riempire la vasca dell'acqua calda la sera d'estate, nel senso proprio delle soluzioni che sono assurde. Noi oscuriamo i pannelli e fermiamo la produzione. In questo modo abbiamo una maggior durata dell'impianto, l'impianto funziona solo nelle ore che è necessario e per le altre ore si risparmia, cioè vuol dire non funziona, non consuma energia, non si usura l'impianto, resta fermo. Quindi se un impianto solare termico lavora fatto 100, lavora diciamo il 100% del tempo disponibile, perché non ha limiti, non può mai fermarsi, il nostro impianto per dare la stessa energia lavorerà il 60% o anche meno, perché in tutta la parte di surplus non viene azionato, quindi è un risparmio proprio di sia usura dell'impianto che energia elettrica per il circolatore, tutto quello che deriva dietro, anche manutenzione. Girando meno l'impianto si usura meno, ha meno manutenzione, è tutto correlato. Questo è un breve schema di come viene concepito un impianto solare con la protezione. Sostanzialmente si riduce l'accumulo in un accumulo un po' di dimensioni più piccole con la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, quindi sono accumuli che producono in istantanea e non in accumulo l'acqua calda sanitaria, e questo impianto con boiler tra i 300 e i 500 litri che riesce a dare un apporto energetico importante. La protezione per pannelli solari, come dicevo prima, raggiunge misure di 2,5 metri per 2,5 metri, è adattabile a ogni tipo di collettore solare in commercio, sia piano vetrato, sia circolazione naturale che circolazione forzata, anche a tubi sottovuoto. Sostanzialmente noi realizziamo questo tipo di copertura personalizzata per ogni tipo di pannello. Quando riceviamo un ordine chiediamo le misure del pannello, il tipo di modello del pannello e lo staffaggio viene creato per lo specifico pannello che andiamo ad oscurare. Quindi è un prodotto fatto completamente su misura. Il sistema di movimentazione, come dicevo prima, è per trascinamento. Lo volgibile, qua è rimasto fuori un pezzo, può funzionare a qualsiasi, eccolo qua, funzionare a qualsiasi inclinazione, a differenza dei classici sistemi per caduta. Spesso si vedono delle tende o dei rotoli fatti con del telo, con dei cavi, insomma, hanno dei vincoli di inclinazione, perché ovviamente devono far sì che scenda grazie al peso. Invece il nostro sistema lavora qualunque tipo di inclinazione e spesso e volentieri i pannelli sono installati anche su superfici piane, quindi questo è molto importante. Il sistema di fissaggio è molto semplice, è quello che dicevo prima che viene fatto su misura. La copertura si fissa direttamente al pannello solare, quindi non è necessario uno staffaggio specifico, ma si fissa direttamente al pannello solare, nei pannelli piani senza nessun tipo di foro, nel pannello a tubi sottovuoto con solamente 4 fori praticamente. Ci si fissa alla parte posteriore del collettore e ai fianchi. Questo è proprio il minimo indispensabile per fissarlo. Ovviamente fissandosi alla struttura del pannello non ha bisogno di particolari accorgimenti, perché se il pannello è già ben ancorato alla falda, allo stesso tempo il volgibile sarà ben ancorato alla falda.
Il montaggio, anche questa è una cosa abbastanza che è stata studiata abbastanza bene nel nostro prodotto. Il sistema con solo quattro viti permette di avere l'avvolgibile pronta. Quindi io arrivo, spesso e volentieri noi vendiamo le nostre avvolgibili anche a distanza, dove non andiamo noi a fare l'installazione, ma fanno l'installazione dei tecnici, quali possono essere elettricisti o idraulici, non, senza nessuna competenza particolare. L'avvolgibile, una volta consegnata dalla scatola, con quattro viti di numero, che sono praticamente le quattro viti negli angoli, 1, 2, 3 e 4, viene montata. Rimuovendo la vite superiore si attiva la molla che manda in tiro il cavo d'acciaio che permette di tensionare la guida. Quindi togliendo questa vite praticamente faccio partire il funzionamento del meccanismo. Nelle due guide devo svolgere questa operazione e poi monto il terminale inferiore con altre due viti, finito. Ho l'avvolgibile. L'avvolgibile è fatta su misura con una tolleranza di 2 cm, la appoggio sopra il pannello solare. Appoggiata sopra il pannello solare, praticamente devo solo, nel caso di un pannello piano, vengono fornite le apposite clip che fa sì che prenda lo spessore del bordo del pannello solare, quindi si fissa direttamente al pannello solare. Nel caso del pannello a tubi sottovuoto sono quattro fissaggi, due superiori e due laterali, che si mettono, forniamo noi direttamente delle piastrine fatte apposta su misura, e niente, devono essere solo avvitate sul pannello solare e basta, viene fissato. Quindi il fissaggio è molto semplice, anche il montaggio è molto semplice, è stata studiata proprio per questo motivo, per essere trasportata e non avere un grande ingombro, essere facile da utilizzare e da installare. E questo è tutto, questa è la nostra avvolgibile come si presenta una volta installata. Io vi farei vedere qualche video della nostra avvolgibile per dare un attimo, spiegare un pochino quello che è il funzionamento. Sì, grazie dottor Buzzetti. Sì. Se nel frattempo vuole già rispondere a qualche domanda o vuole lasciarle al termine, mi dica lei. Ma sì, possiamo rispondere a qualche domanda. No, ne leggo un paio. Allora, sì. Quella più frequente che leggiamo, che stiamo leggendo sulle piattaforme, sui costi, ecco. Sì. Non so se è il caso rispondere qui preferisce. Non è un problema, tanto sono abbastanza rodato in tal senso. Esatto, no, non c'è problema. È una delle domande, immagino, più frequenti. Ecco. Sì. Allora, l'avvolgibile la nostra avvolgibile ovviamente ha un costo che varia in base a quelle che sono le dimensioni. Solitamente ci dividiamo, è importante cercare di ottimizzare, quindi quando ho due pannelli affiancati vado a cercare di fare una avvolgibile unica per ovviamente ridurre il costo e avere un costo inferiore per quello che è la copertura. E questo è già il primo punto. Una copertura doppia, quindi che copre due pannelli solari fino, ripeto, come dicevo prima, 2,5 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza, la più grande arriviamo a circa 1.000 euro di costo. Poi ovviamente da lì si scende fino a un minimo nella più piccola di circa 700 euro. Questo è il range, da 700 a 1.000 euro. Ovviamente, come dicevo prima, il costo è importante, io lo so benissimo e tutti i giorni mi trovo a trattare con clienti, a fare preventivi e spiegare e cercare di trovare una soluzione ai clienti. Molti dei nostri clienti ci scelgono e, per mia esperienza, chi sceglie il nostro prodotto lo sceglie perché o è arrivato a un punto che ha valutato e ha capito dopo diversi interventi dell'installatore per la ricarica del liquido, per le problematiche di perdite, oppure ha dovuto chiamare persone per fare andare su a coprire il pannello, scoprire il pannello. Quindi tutte queste problematiche portano poi dei costi. Capisco che d'impatto, quando mi capita spesso, il cliente dice 1.000 euro, ma tu sei matto, 1.000 euro mi è costato il pannello. Sì, però noi ti diamo la possibilità con il nostro sistema di non avere più il pensiero, ridurre le manutenzioni e avere un sistema che è efficiente, cioè realmente funziona e nel tempo non crea problematiche. A differenza avrete sempre, se non usate la nostra copertura, avrete sempre un impianto o che produce poco o che crea problemi e devo sempre trovare un modo per andare o a buttare via energia, quindi sì, non spendo per la copertura ma poi riempio la vasca dell'acqua per scaricare energia e buttare via acqua calda, oppure faccio girare un radiatore per raffreddare l'acqua che c'è nell'impianto, cioè devo trovare tutte delle soluzioni. Ovviamente è un prodotto che si abbina bene a impianti di una certa dimensione. Quindi impianti che sono
solitamente da almeno 3-4 pannelli, comunque con situazioni dove si è speso e investito un importo importante. Se ho un pannellino singolo con un boiler magari da 200 litri, non ho la necessità della copertura. Solitamente chi lo mette è magari per... o perché si allontana spesso da casa e ovviamente vuole la tranquillità di non stare a pensare, perché anche un pannello con 200 litri purtroppo d'estate per diverso tempo può creare problematiche di surriscaldamento. Quindi anche chi ha queste situazioni, però solitamente il nostro cliente standard è chi ha un impianto dimensionato in maniera importante, magari con 4-6 pannelli e capacità abbastanza alte anche di accumulo, ma avendo tanti pannelli poi d'estate si trova col problema. È capitato a me in prima persona di romperlo, certo. Purtroppo il pannello, quindi. Sì. Beh, ma io vedo che di solito le scelte sono due, molti tendono, cioè ci chiedono l'offerta, poi magari attendono che si rompe, poi esatto, o abbandonano il solare. È brutto da dire, ma molte persone dicono vabbè, ma lo stacco, chiudo i tubi, perché tanto per quello che mi fa risparmiare non ne vale la pena, e fanno questo, che è assurdo, oggi come oggi è assurdo. E altre persone invece magari temporeggiano e poi alla fine fanno 1-2 anni, poi ti arrivano: mi avevi fatto l'offerta nel 2019 perché ho tirato lungo, sono andato io sul tetto. Però anche andare sul tetto, anche mettere una copertura, vuol dire anche lì buttare via dei soldi, perché io ho una macchina che potrebbe farmi risparmiare dell'energia ed estate la sto oscurando perché ne crea troppa, quindi poi faccio accendere la caldaia per farla fa calda, cioè è assurdo. Ma io ne copro tre quarti, sì, ma copri tre quarti, ma poi c'è la giornata che è brutto e tu potresti avere, grazie a tutti i tre pannelli che avevi, e invece ne tieni aperto solo uno, potevi avere energia anche la giornata che è coperto, invece no, ce ne hai due chiusi, quindi oggi andrai con la caldaia. Sono tante cose messe insieme da ogni impianto, ogni caratteristica, anche ogni persona ragiona a suo modo. Quello che posso dire è che noi, sui clienti che l'hanno installato e hanno seguito un po' i nostri consigli, si trovano tutti bene. Una cosa che non ho detto, la centralina, il costo della centralina è circa di 300 euro. Questa è la centralina che permette il funzionamento automatico, quindi termostato differenziale, un termostato che legge la temperatura dell'accumulo e gestisce apertura e chiusura della Allora mi aggancio a questa sua ultima, a questo suo ultimo elemento per girarle al volo una domanda che secondo me a questo punto si calza al pennello, cioè sul discorso domotica. Sì. Come si integra nel sistema della domotica magari già esistente nella casa? Allora, la centralina è molto semplice, è una centralina, come dicevo prima, termostato differenziale, con la sua sonda di temperatura, legge la temperatura e funziona, come detto prima, chiude alla temperatura desiderata, riapre all'abbassamento della temperatura di un delta desiderato, quindi 80 gradi faccio chiudere i miei pannelli, parlo del boiler, quando scende a 40 riapre, rimane sempre alla temperatura di comfort e lei funziona. Collegarlo alla domotica, la centralina ha anche un comando manuale, quindi un classico switch on-off, sulla centralina, cioè che praticamente si presenta come fosse un piccolo quadro elettrico. Questo comando, come qualunque altro tipo di interruttore all'interno dell'abitazione, può essere collegato alla domotica. Non ce ne occupiamo noi, ma spesso è già stato fatto. Viene collegato alla domotica, quindi la persona avrà poi nella sua domotica l'apertura e la chiusura manuale della avvolgibile sulla domotica. Ovviamente tutta la parte di regolazione in base alla temperatura rimane indipendente ed è gestita dal termostato, quindi il termostato se la gestisce, e se voglio andare a cambiare dei parametri devo andare fisicamente e andare sul display del termostato e cambiarlo. Adesso stiamo facendo delle prove, abbiamo fatto delle prove con praticamente il comando remoto attraverso Alexa e stiamo mettendo a punto un sistema, vorremmo fare sì che la centralina possa essere comandata anche attraverso Alexa e dare la possibilità di aprire e chiudere l'avvolgibile. Però comunque lasciamo in remoto o in domotica solo la parte manuale. Quindi noi abbiamo la nostra centralina che è tarata e gestita. L'utente può solo decidere, per dire, sono partito per il weekend, mi sono dimenticato di chiudere le avvolgibili, perché spesso e volentieri anche lì vado via per un weekend, che senso ha che il mio impianto produca energia per una casa che è ferma e nessuno sta consumando energia? Io chiudo quando esco e riapro quando sono tornato. E questo posso farlo da distanza attraverso la mia app o qualunque altro tipo di switch remoto, assolutamente. Perfetto. Va bene, mi dica lei se continuo oppure magari vediamo vediamo i video, sì. Poi ci... Faccio vedere il video, un attimo solo, condividi schermo, eccolo qua. Allora, faccio vedere il primo video che praticamente... Eccoci qua. Questa è in pratica
il singolo pannello solare, quindi come si presenta una copertura del pannello solare. Anche questo è un test che abbiamo sviluppato ed era la possibilità di avere una volgibile gestita autonomamente, quindi con telecomando, senza termostato, come potete vedere qua, col pannello solare, quindi senza collegamento alla rete 220, perché tutte le nostre volgibili sono collegate ovviamente a rete 220 e sono collegate alla rete. In alcuni casi capita che baiti di montagna o posti dove non c'è possibilità di avere l'alimentazione, sostanzialmente viene richiesto di avere un'alimentazione attraverso il fotovoltaico, e l'abbiamo fatto. Quindi questo è un prototipo che è stato poi venduto per alcuni periodi. Mi piaceva farlo vedere per capire un pochino anche le varie soluzioni che riusciamo a creare in base poi alle esigenze del cliente. Adesso vi faccio vedere questo. Questa è una classica installazione. Abbiamo su un'abitazione quattro pannelli solari. Pannelli solari piani, vengono, ovviamente noi usciamo, rileviamo le misure, o il cliente attraverso un form che c'è sul nostro sito ci fornisce le misure di larghezza e altezza del pannello solare e lo spessore del bordo del pannello solare. Una volta individuate le misure, andiamo a produrre su misura la nostra volgibile. Adesso si vedrà come viene installata. Come dicevo prima, noi abbiamo il corpo della volgibile, che praticamente in questo caso viene appoggiato attraverso, adesso si vede un pochino meglio, ok, in questi punti, come dicevo prima, praticamente posizionato il cassone, si aprono le due guide e è necessario solo fissare i quattro angoli e ho il pannello, la volgibile pronta per l'installazione. Ecco qua, sta facendo proprio quello che dicevo prima, toglie la vite superiore e crea il tensionamento del cavo. Una volta creato il tensionamento del cavo, la guida va in posizione. È molto semplice. La stessa vite si rimette nel buco di fianco che fa da fissaggio. Quindi una vite in un angolo, una vite nell'altro angolo, che viene fissata. Ho praticamente già le guide posizionate. Qua si vede il cavo d'acciaio, il cavo che scorre all'interno della guida. E poi si fissa il longherone inferiore. Due viti per fissare il longherone inferiore. Ovviamente vedete che si muove, è libera. Dopo verranno messe le piastrine sul fianco che fissano la volgibile sul pannello. Però è una cornice praticamente che si fissa sul pannello. Viene aggiunto il rompitrata centrale. Questo rompitrata centrale sostanzialmente è importante perché se c'è un carico da neve, se c'è una flessione del telo, non appoggia sui pannelli ma appoggia su questa guida scorrevole, che fa sì che la volgibile non crei nessun danno al pannello e scorra sempre senza avere troppa flessione, non si rovini nel tempo. Questo è praticamente il posizionamento. È un lavoro abbastanza rapido, lo può fare qualunque tipo di installatore. Diciamo che se ci si confronta bene nel momento in cui si rilevano le misure, si rilevano tutte quelle che sono le quote dell'impianto solare, poi il fissaggio è molto semplice. Come vedete qua vengono fatte delle piastre che vanno a prendere il fissaggio del pannello solare, quindi ci si fissa proprio il pannello solare. Questo è il rompitratta centrale che si posiziona e si blocca. Ovviamente qua sotto è già predisposto un aggancio e niente, il risultato finale è questo. È un lavoro, solitamente per fare un lavoro di questo tipo ci vuole circa mezza giornata all'incirca per fare tutto. Il collegamento elettrico, questa è la centralina di cui vi parlavo prima. Sostanzialmente si installa un piccolo quadro elettrico composto da termostato differenziale, arriva già da noi assemblato, bisogna solo collegare l'alimentazione, si inserisce la sonda di temperatura all'interno dell'accumulo nella parte alta, viene già settato dalla fabbrica con i settaggi che vengono richiesti dal cliente, quindi il cliente ci spiega il suo impianto, ci dice dimensione, noi diamo un consiglio e settiamo già al 90% i parametri nella maniera corretta. Poi sarà il cliente che può interagire col termostato e variare le temperature di apertura e chiusura, ma solitamente ormai abbiamo un'esperienza che ci permette di dare già dei parametri che sono abbastanza corretti per stare dalla parte della ragione, non avere problemi, avere un impianto che funziona correttamente. Quindi questa è la nostra centralina. Una volta collegato, ovviamente legge la temperatura e si aziona in base alla temperatura. E questo è il funzionamento dell'impianto. È automatizzato completamente.
vanno sempre, le avvolgibili sono collegate sotto relè, sotto la stessa linea, quindi unico comando che aziona tutte e due le avvolgibili. Non c'è parzializzazione, non è necessario che l'impianto sia coperto a metà. L'impianto deve andare al 100% della sua energia per quanto è necessario. Nel momento in cui l'accumulo è saturo, si chiude. Nel momento in cui... è come funziona, come fosse una caldaia. Devo scaldare il boiler, accendo e vado a manetta e scaldo tutto quello che posso, il mio accumulo. Nel momento in cui c'è troppo calore, chiudo e fermo la fiamma. Questo è il nostro video un pochino più esplicativo. Nel frattempo approfitto per chiedere, siccome insomma ci sono parecchie domande in tal senso, sul discorso eventuali detrazioni che si possono cui si può usufruire installando il prodotto, insomma. Allora, la detrazione di cui si può usufruire per questo tipo di accessorio, allora, l'avvolgibile ricade come accessorio per impianto solare, quindi in tutti quelli che sono i bonus attuali sugli impianti solari termici va all'interno. Quindi noi stiamo facendo, abbiamo fatto col 110 diversi impianti dove è stato installato il solare termico, la nostra avvolgibile viene inserita come accessorio e ricade, praticamente va all'interno di questa spesa. È come fosse la centralina, il boiler o il pannello solare stesso. È un accessorio, cioè, quindi fa parte dell'impianto solare e ricade in questo. Per chi invece ha già un impianto solare, ha già verificato della detrazione e ovviamente non ha aperto pratiche di detrazione, deve fare una nuova installazione, questo tipo di accessorio può prendere la detrazione del 50%, però non c'è sconto in fattura, c'è solamente la detrazione del 50% in 10 anni, come manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico dell'abitazione, praticamente come incremento, miglioramento dell'efficienza dell'impianto solare. Praticamente una manutenzione, come se voi andreste a cambiare una parte dell'impianto idraulico per aumentare l'efficienza dell'impianto. Questo ricade nel 50%. Invece per chi sta facendo il 110 e sta installando i pannelli solari, lo mette dentro come accessorio e va come accessorio nell'impianto solare, sostanzialmente. Questi sono i due modi per poter detrarre il prodotto. Perfetto. Allora la lascio, insomma, esporre. Sì, questo invece in questo caso si tratta di un'installazione su pannelli solari a tubi sottovuoto. Prima erano pannelli solari piani. Questo è un video accelerato dove ci fa vedere quello che è il metodo di installazione. Il metodo è identico. La differenza è che nel pannello piano, nella parte superiore, abbiamo una superficie più semplice al quale collegarci, quindi facciamo predisporre la nostra avvolgibile sulla parte posteriore con dei ganci e nel momento che vado a installarla la aggancio e poi apro le due guide. In questo caso, nella parte posteriore, creiamo solitamente con delle staffe a L un fissaggio alla parte posteriore del collettore. Lì ci sono due scuole di pensiero, chiamiamole. Il pannello solare nella parte superiore è sempre un box pieno di isolante dove all'interno scorre un tubo di rame che praticamente, o due tubi, che fanno scorrere il liquido vettore. Quindi su quel collettore si può andare a forare. Molti però non vogliono forare perché hanno paura ovviamente di perdere garanzia o di rovinare il pannello solare stesso. Quindi si va a prendere nella parte inferiore del collettore lo staffaggio e da lì si crea un supporto. Comunque sempre con delle staffe in maniera molto semplice. Qua per darvi un'idea vi faccio vedere la tempistica che ci vuole. Come dicevo prima, il lavoro si fa in una mattinata, la parte di posizionamento dei pannelli dell'avvolgibile è abbastanza rapida. Qua, devo essere onesto, erano già state predisposte le staffe, se vedete qua, si vede poco magari nel video, in questi due punti e in questi due punti erano già state predisposte delle staffe. In questo caso il cliente aveva dei pannelli Viessmann, quindi il pannello Viessmann si apre nella parte frontale per le manutenzioni, quindi non è possibile creare staffaggi, quindi il fissaggio viene fatto solo sulle due guide laterali, quindi qua e qua, nei quattro punti del pannello. Le guide laterali supportano il cassone superiore, quindi se vengono fissate le due guide laterali in maniera corretta, il cassone rimane solo appoggiato sul pannello senza bisogno di nessun altro tipo di fissaggio. Quindi qua 1, 2, 3, 4 viene fissato nei quattro laterali. Questo anche nei quattro laterali. Sono ognuno indipendente, sono ognuno completamente indipendente. Basta. E l'impianto è fissato, è finito. Questo è il montaggio. È molto, molto rapido. Sul pannello solare
questione di lavorare bene sul dimensionamento, sul prendere la misura dell'impianto solare. Questo è un altro impianto dove si vede un po' meglio come viene posizionato. È un impianto solare con aumento di inclinazione, quindi con inclinazione aumentata su un tetto piano, e questo qua è il funzionamento. A livello estetico, soprattutto quando sono in falda, da lontano sembrano quasi delle finestre da tetto, hanno un aspetto estetico ottimo. Infatti anche il colore che facciamo è sempre solo testa di moro, quindi questo colore marrone. Il prodotto si integra molto bene quando viene fatta l'installazione, come potete vedere l'aspetto estetico è ottimo. Ok, allora interrompiamo la condivisione. Io ho finito, tutto quello che avevo ve l'ho fatto vedere. Se sono domande, volentieri. Allora, c'è una domanda che è pervenuta mentre lei faceva vedere l'ultimo sì. video. Sì. C'era un utente, insomma, da Facebook che ci aveva alcune perplessità riguardo la resistenza, soprattutto a grandi in evento. Però io penso, insomma, che almeno in maniera imparziale, vedo che dal modo in cui viene installato, penso sia abbastanza solida anche l'installazione, la guida, che ci ha fatto vedere in maniera molto, molto allora, precisa. Grandine, le dico per esperienza che la resistenza è molto, molto alta, la resistenza alla grandine, perché stiamo parlando di stecche in alluminio coibentato. Non sono, ad occhio possono sembrare le stecche, quelle praticamente che si vedono praticamente nelle case che sono vuote, quelle di plastica che vengono utilizzate per le tapparelle, ma in realtà sono alluminio all'esterno e, come si dice, poliuretano all'interno. Giusto per darvi un'idea, vedo se riesco a condividere questo schermo, allora un attimo solo, che voglio, ho aperto tanto un'altra schermata. Un attimo, un secondo solo. Vediamo se mi fa condividere. Sì, dovrei riuscire. Questo è un messaggio di un cliente. Grazie mille, sono servito, altrimenti i pannelli si rompevano. Fabio Di Mariano, l'ho preso da voi 6-7 anni fa, funzionano benissimo. Queste sono avvolgibili che sono state martellate dalla grandine. Questa non dovrei neanche far vedere il numero di telefono, però. Questo è praticamente il risultato dopo una grandinata. Così ci togliamo il dubbio di come si comportano. Sì, come dicevo prima, si segnano, perché si segnano. Però sicuramente se non c'erano queste il pannello l'avrebbe distrutto. Sì, si sarebbe segnato in maniera definitiva il pannello, immagino. No, sì, assolutamente, come ho fatto vedere prima, si rompono. Sicuramente in questo caso l'avvolgibile non perde funzionamento, è sul tetto, quindi non è bella magari da vedere, ma lei continua a funzionare in maniera senza nessun tipo di prodotto, quindi di problema. Questa è la mia risposta per quanto riguarda la grandine. Per quanto riguarda il vento, ci sono gli anemometri, sono fatti apposta, quindi sensore vento si può inserire. E quando c'è vento forte va a aprirsi, però se l'impianto è parallelo alla falda, cioè il pannello è parallelo alla falda e la volgibile viene messa sopra il pannello, come avete visto scorre a pochi centimetri, perché il nostro gioco è proprio quello di farla scorrere a pochi centimetri, creare una camera d'aria e creare isolamento termico. Se c'è vento forte e non spinge il pannello, non spinge neanche la volgibile. Se invece voi mi dite, io ho il pannello solare a tubi sottovuoto, ho l'aumento inclinazione, quindi sono a 45 gradi, dietro è libero, l'aria riesce a passare attraverso i tubi e mi spinge la mia avvolgibile, allora gli dico no, anemometro ci vuole assolutamente, quindi devo preservare il mio pannello dai possibili raffiche di vento. Ma quando è parallelo alla falda, per esperienza, non mi è mai successo che col vento riesca, perché dovrebbe il vento entrare e sollevarlo, non c'è possibilità di spinta da dietro. Quindi questo non è mai successo. Se invece uno dice ho l'aumento inclinazione e dietro è libero, allora se nel primo dire sì, si fa l'effetto vela, bisogna mettere un anemometro, assolutamente. Perfetto. Mentre parlava è arrivata la domanda che ci aspettavamo, ovvero la garanzia del prodotto. Garanzia è 2 anni, perché ovviamente come tutte le componentistiche degli impianti ha 2 anni di garanzia della casa e poi ovviamente per mia esperienza posso dire che le componenti che dopo, come avete visto prima il messaggio, 6-7 anni è ancora installato e funziona da Dio e protegge ancora dalla grandine. Noi magari ti chiamano clienti dopo i 12-15 anni che hanno magari il motore da cambiare, però a livello strutturale non c'è molto, perché la volgibile è tutta in alluminio. Le guide, cioè i cavi che ci sono all'interno, sono cavi d'acciaio, le rotelle in fondo dove scorre sono rotelle in teflon, sono abbastanza durature e resistenti.
tutto il sistema di molle è tutto in acciaio, quindi l'unica parte che ogni tanto capita dopo diversi anni è il motore, che può andare, ma è un classico motore da avvolgibile che possiamo fornire noi, oppure si può trovare anche tranquillamente sul mercato. Però noi come standard abbiamo due anni di garanzia. Sì. Perfetto, allora al momento non ci sono altre domande. Lascio la parola alla collega per la chiusura, vediamo poi certo. Se nel frattempo arrivano altre. Assolutamente, comunque per qualunque tipo di domande, di questioni sul nostro sito, sul sito energiaeco.com, noi abbiamo, se ho ancora due minuti lo faccio vedere, se avete due minuti giusti per farmi... Okay. Sì, certo, ce l'ha anche perché me l'avrei chiesto io comunque anche di far vedere i contatti, per cui... Sì, vi faccio vedere subito. Mi ha anticipato. Ok. Praticamente sul nostro sito, che è energiaeco, www.energiaeco.com, qui praticamente potete vedere un po' tutto quello che facciamo, principalmente la copertura per i pannelli. Proprio nella pagina centrale principale c'è la richiesta di preventivo. Nella richiesta di preventivo trovate un form dove vengono proprio richiesti tutti i dati dei vostri pannelli e una volta ricevuti da noi le caratteristiche del pannello, le dimensioni del pannello, dimensioniamo e diamo le nostre opzioni di copertura. Quindi sul sito è proprio semplice poter anche richiedere informazioni o per quello che riguarda la parte, diciamo, anche di preventivi. Ovviamente si può vedere anche un po' come risultano i nostri lavori, come lavoriamo, come vengono fatti i lavori. Come dicevo prima, la nostra copertura ha senso su grossi impianti, o comunque impianti dai 3-4 pannelli in su. Come vedete, sono tutti impianti che hanno dimensioni abbastanza grandi. E questo è anche un lato importante, la protezione sui circolazione naturale, i sistemi a circolazione naturale, che molte volte non trovano soluzione e sono quelli forse più esposti a problematiche. Come dicevo prima, l'area dei preventivi e sulla pagina proprio della protezione per pannelli solari è tutto ben spiegato, quello che abbiamo presentato stamattina con ovviamente dei video di presentazione, ma viene poi spiegato anche poi tutti i vantaggi del prodotto. Trovate tutto all'interno proprio della pagina principale del nostro sito energiaeco.com. Si può richiedere direttamente, come vedete qua, dalla pagina principale la richiesta di preventivo. Che perfetto, io la ringrazio, signor Buzzetti, per la chiara e interessante esposizione e ringrazio ovviamente l'azienda Energia Eco, nostro partner, per aver preso parte a questa puntata e per aver accettato l'invito. Grazie, invitiamo tutti a visionare le soluzioni proposte da Energia Eco sul nostro catalogo prodotti Edil BIM e direttamente sul sito dell'azienda. A tal proposito, non esitate quindi a formularci ogni eventuale richiesta. Controllo se ci sono ulteriori domande. Nel frattempo. Certo. E sì, effettivamente c'è una richiesta, se si possono ricevere le slide. Assolutamente, certo. Faccio avere l'indirizzo mail dove inviarle e ve le facciamo avere più che volentieri. Ok, perfetto. Allora, dato che non ci sono altre domande, chiuderei questa puntata ricordandovi che questo webinar, come gli altri, sarà disponibile nei prossimi giorni sulla nostra piattaforma Edil Social Network Academy On Demand, fruibile per i soli iscritti. Potrete rivedere i video e, come detto, contattare l'organizzatore o l'azienda partner per eventuali richieste e approfondimenti. Ringrazio ovviamente tutti voi che come sempre ci seguite numerosi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di antisismica e resistenza al fuoco con blocchi e solai in legno e cemento con gli esperti della Isotex SRL. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie, arrivederci.